Di simpatia e bellezza fa i suoi punti di forza, ma è anche una grande nuotatrice. Rimaniamo nel nuoto paralimpico e lo facciamo con Serena Scipione. Ciao Serena! Come Ciao Debro, ciao a tutti. stai? Tutto Bene, bene, tu tutto a posto? a posto. Senti, l'orario è naturalmente quello di pranzo. So che non volevi dirmelo, ma me lo dirai. Che hai mangiato? No, no, oggi ho fatto un pranzo un po' intimo e non te lo dirò. No! E ci sono gli ascoltatori che vorrebbero saperlo. Oggi, siccome qua è bel tempo, c'è il sole e fa caldo, ho mangiato con un bel cono gelato da quattro gusti. Proprio leggera, leggera. E rimanendo in Leggero. leggerezza, capita a caso una foto sulla tua pagina Facebook con un bell'uovo di Pasqua in mano. Esatto, quest'anno me lo sono comprato da sola, visto che non me lo regalava nessuno. Ho detto, lo sai che c'è, me lo regalo io. Ma intanto, come ho detto su Facebook, che chi si regala un uovo da Pasqua da sé fa meglio di quando gliene regalano tre. Però dubito che tu non sia felice se te ne dovessero regalare tre, o sbaglio? No, no, felicissima. Senti, parliamo intanto di nuoto paralimpico. La scorsa stagione è stata un po' tribolata per problemi al braccio che Ancora ancora continuano. continuano, sfortunatamente. Senti, com'è la situazione Sì. adesso? La situazione su per giù è abbastanza stabile allo scorso anno. Sicuramente rispetto allo scorso anno, però la sto vivendo con molta più tranquillità e serenità. E quindi vediamo cosa succede. Scusate, nel frattempo il mio cellulare squilla, ma non vi preoccupate, andiamo avanti. Sembrava una nave che stava per attraccare al porto di Civitavecchia, più che una suoneria. Senti, che novità extra nuoto? Ci sono shooting fotografici? No, non mi interessa la parte, sai benissimo che io certe cose private non le chiedo. Ci sarà. Bravo, anche perché non avrei nulla da Ecco, a raccontarti. posto. E non lo farai a me, lo farai forse ad Alfonso Signorini se ti dovesse invitare. No, no. Dunque, che novità? Siamo comunque sempre in cerca di un lavoro, quindi speriamo di trovarlo presto. Sì, ogni tanto mi diverto a fare dei shooting fotografici. Forse ce ne sarà a breve un altro tra un po' di settimane. Ci stiamo organizzando, ma così almeno stiamo un pochino. Senti, chiedendoti di rimanere un attimo ferma prima che il segnale viene, va, Sì. durante questa intervista. Vado a beccare ancora sulla tua pagina un post interessante. Questo riguarda una nuotatrice che è venuta a mancare per un tragico Sì, incidente, che è Camille Muffat. esatto. Quali sono le cose che più ricordi di questa atleta? Beh, sicuramente come ho anche scritto in suo ricordo, è stata una grandissima persona, ma soprattutto perché lei della sua fragilità è stata capace di fare il suo punto di forza, no? Tutti ce la ricordiamo come era timidina, impaurita e poi quando è stato il momento giusto ha saputo tirare fuori gli artigli. L'unico rammarico è che sicuramente se fosse stata così fragile, probabilmente non avrebbe neanche deciso di smettere, no? E quindi non sarebbe stata una delle partecipanti di questo reality. Purtroppo, però, la vita è andata così e non possiamo recriminare niente. Io ti ringrazio Serena, grazie per la tua Grazie partecipazione a 3 minuti con e a te. Grazie. appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao.